A pochi giorni dall'inizio della 12ª edizione di X Factor, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo a un possibile sostituto in giuria per Asia Argento. Come tutti sappiamo, Sky ha deciso di rompere la collaborazione con la donna in seguito allo scandalo che l'ha vista protagonista. Tra i tanti nomi circolati negli ultimi giorni c'è stato anche quello di Morgan. Ma il cantante, dopo aver letto della sua ipotetica partecipazione alla nuova edizione del programma, ha deciso di intervenire per chiarire la situazione e commentare anche la vicenda che ha coinvolto la sua ex moglie. Morgan ha smentito la sua partecipazione al talent pubblicando un lungo post sulla sua pagina Facebook. Mi sono stupito nel leggere una notizia che mi riguarda, ma che non risponde al vero. E questa è una cosa che ogni tanto mi succede, allora sono costretto a fare comunicati che riportino la realtà. Ne farei volentieri a meno, ma penso che tutti si arrabbino quando la gente parla di loro in modo sbagliato e perciò dico: no, non mi sono proposto ad X Factor per subentrare ad Asia nel ruolo del giurato. Non mi sento proprio a mio agio in quel contesto, anzi lo contesto, sto contestando. La mia verità è che non mi ha fatto bene l'averlo fatto, non ha fatto bene alla mia persona, ma la musica, che era ed è il vero patrimonio, è rimasta integra, mi sono dovuto impegnare ma l'ho salvata. Il frontman dei Blue Vertigo ha continuato poi parlando anche dello scandalo che ha coinvolto la figlia di Dario Argento. In merito alla vicenda di Asia e X Factor Sky, dico solo che io non ho proposto la mia persona. Penso piuttosto che sia stato scritto sui giornali perché forse qualcuno, a differenza mia, amerebbe rivedermi in quei panni. E se così fosse, parlerò con chi me lo proporrà, ma va detto e ribadito che io non ho chiesto nulla a nessuno, e non intendo farlo. Tra l'altro non so nulla della situazione di Asia, a cui avevo fatto i miei migliori auguri. L'unico dato certo è che sul suo allontanamento non ci siano altro che dicerie alle quali io non presto orecchio. Quindi lungi da me è l'idea di compiere una mossa infelice come quella che mi viene attribuita dagli articoli di stamani. Anche a Sky, faccio gli auguri affinché, se mai fosse vero che stanno cercando un candidato giudice, possano trovarne uno perfetto.